Pasqualini. Assenso. Brunelli. Sì. Regnago. Sì. Massignan. Assenso. Costantini. Falco. Montemezzi. Olivieri. Moresi. Chi è di gente questa sera? Volevo ringraziare per chi è venuto per la partecipazione di domenica, che è stata molto interessante, toccante, e gli amministratori e i genitori dell'asilo hanno apprezzato quello che il Consiglio Comunale di Norgara ha e l'autonomia che ha fatto assieme ad altre rappresentanti di altre amministrazioni, circa una decina presenti più o meno. Porto saluti e ringraziamenti del Presidente del Comitato di Gestione dell'Asilo, ci hanno dato una pergamena ricordo della giornata. Ringrazio appunto tutti quelli che sono intervenuti, tutti quelli che hanno collaborato. Ricordo che restano ancora dei soldi da destinare, se qualcuno ha delle idee, abbiamo già parlato con Mirko Marconcini, eccetera, per vedere di destinare questa cifra che resta all'acquisto dei beni per i genitori, degli alunni, dei bambini, se qualcuno magari ha qualche altra idea oppure ha qualche altra situazione di bisogno, che si faccia avanti, lo sappia dire, no? Se no procederemo all'acquisto, se ci verranno richieste di materiale di consumo per aiutare le famiglie in quel posto. Grazie. Sì, mi sento di unirmi anch'io agli elogi comunque che sono stati fatti da parte anche del capogruppo Tregnago per la giornata di domenica, che al di là dell'avversità proprio come clima, però ha portato comunque un'ottima testimonianza di Nogara in primis, anche perché era presente comunque con l'associazione Alpini, anche con la San Rocco, che hanno dato anche un contributo proprio per la riuscita del pranzo, perciò anche per questo va comunque il nostro ringraziamento del nostro gruppo consiliare e allo stesso tempo anche di tutte le altre realtà che comunque erano presenti e che hanno dato comunque in qualunque modo possibile immaginabile un supporto affinché quello che abbiamo visto domenica fosse possibile da realizzarsi. Siamo comunque in contatto con Mirko praticamente quotidianamente, abbiamo già fatto una chiacchierata iniziale domenica, è chiaro che la somma non è grandissima e anche da parte nostra ci siamo parlati se si riuscisse ad arrivare ad acquistare qualcosa di concreto e non magari una gestione di contanti come è stato fatto comunque già in questa prima tranche che abbiamo mandato, penso che sia anche nei confronti di quelle cittadinanze magari la risposta migliore che possiamo dare. Questo è un'idea nostra personale, comunque pronti a quello che intendiamo. Proveremo al limite a realizzare la prospezione, possiamo anche magari comunicato, vediamo se la Santa ci sente, vediamo se riusciamo anche a mettere o magari coinvolgendo anche un po' caso, è stato un po' più defilato, quindi vediamo se riusciamo a portare bene. Prima di cominciare vi chiederei il mio presidente per la fine a morte di fatto per la finestra. Grazie. Vuoi alluvioni, vuoi terremoti, comunque anche la nostra zona che si credeva un attimo immune non è poi così
tanto, però il secondo obiettivo non meno importante era anche quello di riuscire magari a dare un supporto anche maggiore alla stessa amministrazione comunale attuale, tutte quelle che ovviamente succederanno a questa, proprio per quanto riguarda anche un contributo nelle manifestazioni locali e quant'altro. Quindi questa è un'integrazione che chiedevo, e allo stesso tempo era stato detto da parte di Tregnago la presenza più o meno di una trentina di persone, adesso non trovo una riga, comunque aveva detto devono andare con le sue file almeno 30 persone, noi avevamo detto essere 15 quelle necessarie, perché per avere effettivamente l'iscrizione provinciale 15 bastavano. Era chiaro dopo che per avere la donazione fatta al meglio, più persone ci sono ovviamente meglio garantiscono anche la copertura e la riuscita dei contesti in cui saranno eventualmente chiamati. Nella parte invece dove c'è anche il riquadro c'è il sindaco a coordinare un gruppo di lavoro, questo era sempre Tregnago, costituito dei capigruppo consigliari che verifichi l'efficacia e l'efficienza dell'attuale gruppo di protezione civile e la possibilità appunto di integrarlo. Ad oggi effettivamente c'è stato un giro di mail con una bozza mandata anche a Tregnago dove praticamente si mettevano un attimo le basi a quello che sarebbe stato un eventuale gruppo di lavoro a supporto comunque dell'amministrazione, ma che è andato un attimo al di là magari del concetto di protezione civile. Visto che comunque era stato richiesto e proposto dalla stessa maggioranza di coordinare questo gruppo di lavoro, ritengo magari che quella bozza o passi in consiglio comunale dove eventualmente faremo anche per iscritto le nostre modifiche del caso, o altrimenti sembrerà effettivamente predisposto un gruppo di lavoro da parte nostra. Riteniamo comunque di aver all'interno del nostro gruppo delle persone che vanno anche di fuori dei consiglieri comunali, che sono anche le stesse che ci avevano sollecitato in merito, ed eventualmente se potesse essere presente magari una persona per gruppo, anche non necessariamente un consigliere, magari si potrebbe avere una risposta anche più puntuale su questo tipo di iniziativa per dopo portarla possibilmente in consiglio comunale senza bisogno di fare chissà quali correttivi. Ma sulla seconda parte credo che il consigliere Tregnago sia a carico di coordinare meglio, nessun problema di parlarne. Sulla prima parte se hai l'integrazione da fare, sì, l'integrazione da due puoi vedere con la segreteria. No, non era tanto, era solo di dire che non era semplicemente vincolato al discorso degli eventi calamitosi, ma proprio di essere di supporto al concetto della vita del paese. Esatto, eventi calamitosi e alla vita generale del paese. Esatto, e queste sono praticamente le prime due righe dove c'è l'intervento. E solo una precisazione che noi avevamo detto, 15 persone, proprio per il fatto che era il minimo per mantenerlo in vita. Invece d'accordo con l'integrazione allora del Consiglio del Fatto, quindi poi aggiungiamo che con le manifestazioni del paese. Un'ultima cosa invece per quanto riguarda il punto che riguardava il bilancio 2012-2014, la lezione numero 2, la destinazione e l'avanzo di amministrazione 2011, che praticamente nel mio intervento della volta scorsa dove avevamo appunto parlato di bilancio per la seconda volta dopo il passaggio del bilancio di previsione, avevo lamentato il fatto il Consiglio Comunale della scorsa volta era stato convocato alle 7:30 di sera, mentre quello di previsione era stato convocato alle 3:30 di un giorno di fine giugno. Avevo chiesto possibilmente che le occasioni nelle quali si sarebbe discusso da lì in avanti, se non altro, del bilancio, fossero state comunque convocate ad orari in giornate da garantire la massima partecipazione da parte delle persone. Questa sera si parla comunque non di dettagli, perché c'è anche l'IMU comunque all'ordine del giorno e avremmo ritenuto magari anche alla luce di quello che ci siamo detti la volta scorsa un attimo più opportuno non solo non farlo l'ultimo giorno con il rischio che se le cose dovessero andare per le lunghe salterebbe anche il mese nel quale si dovrebbe alla fine approvare, ma soprattutto per il fatto che era prevedibile, penso che quel colloquio in sala questa sera lo dimostri, che farlo al di là del meteo in un giorno comunque prefestivo come effettivamente è questa sera non avrebbe sicuramente favorito comunque la massima partecipazione da parte delle persone. Quindi mi auguro che se non altro ci sia una scelta in direzione diversa da qua in futuro e soprattutto se, e questo lo richiedo all'attuale amministrazione nella figura del sindaco in primis, proprio per favorire maggiormente la presenza da parte della cittadinanza, di cercare, non dico di far pressione, ma quantomeno di sollecitare gli organi di stampa nel portare nelle notizie, almeno nelle brevi, la convocazione dei consigli comunali di Norata, che effettivamente molto spesso, mi sembra oggi compreso, se non ho visto male, comunque non c'è riferimento ai consigli comunali. Quindi in attesa dei tabelloni luminosi di altri, insomma, già gli organi di stampa possono evitare.
andiamo in diretta. Vi do due, quindi due informazioni, ho già dato oggi al capigruppo, faremo due consigli comunali, uno al 99% per 15 e uno al 29 di novembre, tutti e due legati a questioni di urgenze amministrative, perché ogni settimana ormai ne arriva una di novità a cui ci dobbiamo adeguare. Per fortuna quella del 15 non è negativa, quella del 29 vedremo cosa esattamente cosa riusciremo a fare, l'ulteriore comunicazione per via indiretta, l'ulteriore accettazione del patto verticale da parte della regione, piccolo sommo, comunque insomma, va bene anche quella, insomma, da questo punto di vista. Purtroppo chiederò ai signori consiglieri di essere, cioè, di essere presenti in consigli comunali, ma siamo, in fase, non dico neanche di presenza, perché sarebbe una fase stupida. Siamo in fase di dover rincorrere una serie di disposizioni nazionali, basta regionali, che alcune positive, alcune meno, ma comunque che ci impediscono anche una tranquillità poi a volte amministrativa, perlomeno nei termini di bilancio. Quindi faremo un consiglio quasi sicuramente 15, quasi sicuramente 29, questo è assolutamente di un modo. Queste sono le date che avremo individuato in caso. Bene, questa integrazione che abbiamo visto, non ci sono altri interventi, come abbiamo parlato, favorevoli. Abbiamo modifica di legislazione consigliare 41, determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica. Questa è la conseguenza di quello che purtroppo avevamo già anticipato nel consiglio. Speravamo che ci fossero delle ulteriori disposizioni a livello nazionale che ci permettessero di non fare questo aggiustamento, non siamo riusciti, quindi noi dovremo andare questa sera a proporre sostanzialmente all'interno del quadro non tagliato, di cui parlavamo, con lo 0,38% per le prime case, di andare poi dallo 0,83% che era previsto in primo momento allo 0,87% per l'IMU. Ci dispiace sinceramente, anche perché avevamo già espresso alcune perplessità sulle modalità di applicazione di questa aliquota, su cui non siamo d'accordo, o perlomeno non siamo d'accordo sull'applicazione, perché se deve essere un introito comunale avremo un reddito molto difficile da scrivere da soli, senza poi dover andare da parte dello Stato, da parte di qua, e avere comunque delle aliquote abbastanza fisse. Cerchiamo di mitigare questo nel limite possibile, per cui abbiamo introdotto alcune diminuzioni, se volete anche minimali, ma puntando di dare un segnale da questo punto di vista, da una parte accogliendo, e questa è una discussione aperta in consiglio, una riduzione per quanto riguarda le famiglie con portatori di handicap certificati. Non abbiamo messo nella delibera la proposta, perché siccome era una richiesta che era scaduta dal consiglio, la sottoponevamo poi questa sera ad ulteriore verifica. Noi proponiamo comunque il massimo possibile, se volete, nel senso che proporremo di fare da 0,20, che è il massimo che ci concede oggi, la legislazione vigente, quindi però siamo aperti a discussioni. Abbiamo rimantenuto anche nel regolamento dopo lo sgravio per le onlus, da questo punto di vista, che abbiamo mantenuto uno sgravio per quanto riguarda i residenti all'estero, considerando poi il fatto che poi le abitazioni non fossero locate, le consideravamo come un appendice e quindi un auspicio di rientro in patria da parte di chi è residente all'estero. Vi chiederemo poi, dato che ci siamo anche sulla... Sarebbe un'osservazione anche tu, mi accennavi a una richiesta del gruppo. Sì, il gruppo consigliare, come ho detto oggi nella conferenza del gruppo, il gruppo consigliare dovrà prima di tutto una proposta di emendamento all'articolo 9, nel quale viene citata la frammentazione delle cifre
situazione da come l'abbiamo visto, da come è stato suggerito dagli uffici, eccetera, ci sembra un po' complicata. Abbiamo pensato, ma facciamo adesso così. Sì, io dicevo che introdurre il criterio perché era un aumento del gas, ho detto così, sì, grazie. Secondo me si può fare anche una discussione unica. Anche a me si è parlato questa parola di discussione perché non chiedevo, mi avevo accennato. Chiedevamo appunto che venisse accettata questa proposta di emendamento e l'articolo 9,2 viene integralmente sostituito con la seguente frase: il numero massimo di latte di uguale importo mensili concedibili è pari a 8 scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese. Al posto che fare scaglioni in cifre, pensavamo di fare una rateizzazione determinata al massimo in 8 latte a fine mese per chi ha avuto delle avvisi di accertamento. Di ripetere la precompilazione
compilazione dei bollettini, anche perché l'abbiamo già fatto la prova. Abbiamo anche la fondata presunzione che il fatto che la gente ci sia, anche se c'è stato qualche problema, qualche sbaglio, comunque poi sono terminato. La presunzione che il fatto che la gente arrivi col bollettino già fatto faciliti tutto sommato anche il pagamento. Questo ancora di più nella seconda fase, perché mentre la prima fase era chiara, perché il pagamento ha chiuso, via. La seconda fase sono una serie di conguagli, non conguagli, c'è una diminuzione sotto una casa, c'è la seconda, quindi probabilmente il calcolo è più complicato e quindi per carità ci sono commercialisti, ci sono tutte queste cose qua, ma siccome l'ente comunque deve dare un servizio, noi riteniamo già che questa tassa sia pesante e che crei problemi a livello della comunità, almeno per quanto ci riguarda tentavamo di facilitare un attimo le cose. Tenete conto che un'operazione di questo genere non è indolore per il comune, ci è costata quasi 10.000 euro l'altra volta, ci costerà per tanti, perché so se è consulente o meno, però riteniamo che in questo momento sia anche giusto dare un servizio alla cittadinanza che, ripeto, colpite in maniera anche pesante. Quindi questo era un minimo di tentativo. Poi sulla rateazione, va bene, se ci fossero casi disperati, li vedremo. Pensavamo di fare una riposa comune anche per gli uffici, perché poi rischiare una serie di reazioni difficili con un colpo, con l'altro, addirittura ci sembrava così, ma ci siamo consultati con gli uffici, non è che sono stati loro a chiedere poi una semplificazione di queste cose. Prego. Fatto, questo momento no, stiamo verificando anche con società parallele.
visto che anche l'esercizio si sta concludendo, sollecitare in merito. Per l'aumento alla fine, che è l'unico che si vede, dallo 0,83% allo 0,87%, che riguarda l'aliquota base per i terreni agricoli, da edificabili, fabbricati ad esclusione di tutti gli altri che hanno un'aliquota più bassa, già la volta scorsa come gruppo avevamo lamentato il fatto di un metro con 0,83% a fronte comunque di un'aliquota base che sarebbe stata dello 0,76%, considerando anche la realtà prettamente agricola comunque del nostro paese. Dobbiamo inoltre considerare che per le aliquote stabilite per legge lo 0,76%, stabilito appunto come aliquota base, potrebbe essere aumentato o diminuito dello 0,3%. Quindi potrebbe diventare lo 0,46 come l'1,06, prendendo il minimo e il massimo ottenibile. È chiaro che lo 0,87% che comunque viene deciso questa sera, dipendendo da quale parte lo si voglia guardare, ma è pressoché il doppio di quello che sarebbe il minimo comunque che si potrebbe applicare. La volta scorsa ci raccontavamo dei 145.000 euro in meno che erano stati effettivamente incassati, degli altri 120.000 euro che si conoscevano da pochi giorni, a quanto mi ricordo, per i quali si trovava nel fondo di riequilibrio. A quanto capito, lo Stato invece questi 120.000 euro non vuole rimpinguarli, diversamente dai 145.000, quindi chiede ai comuni di farlo autonomamente, chiedo se ecco, con l'aumento appunto nei confronti della tassazione nei confronti dei cittadini. La volta scorsa era stato detto da un altro consigliere, se non ricordo male, Olivieri, ma potrei sbagliarmi, che ho condiviso allora e lo faccio ancora, il discorso che un aumento di tassazione comunque nei confronti della cittadinanza, in un momento come questo, dove comunque ci sono pochi spiragli positivi che si intravedono nel medio breve, avrebbe comunque avuto non una giustificazione, ma magari quasi, di fronte da parte di questa amministrazione, un piano comunque di contenimento complessivo delle spese che potesse andare un attimo di pari passo. Questo era quello che ci raccontavamo, perché è chiaro che il cittadino magari può capire la situazione nella quale sta vivendo, può capire anche un aumento minimo o massimo insomma di questo tipo di aliquote, nell'ottica di vedere che dall'altra parte l'amministrazione si sta muovendo per. Allora, visto che questa amministrazione si è mossa comunque appena stata incaricata comunque dalla cittadinanza di ricoprire il proprio ruolo, nel mandare avanti avvisi sul personale che l'amministrazione avevano sforato qua e là, forse sarebbe anche il caso, uno, di avvisare con la stessa comunque capillarità dell'aumento di questa aliquota, e soprattutto cosa allo stesso tempo si va a diminuire come spese, per dare un segnale che comunque non si chiede basta, ma si cerca anche di venire incontro alla popolazione stessa. Quindi, per quanto riguarda appunto il punto 2, faccio già la dichiarazione di voto, dopo potrà naturalmente integrare Emanuele, ci sarà un voto contrario nei confronti di questo provvedimento, che è anche in linea comunque con la votazione che avevamo fatto la volta scorsa. Capiamo le difficoltà dell'amministrazione comunale nei confronti dell'IMU, mi trovo, perché mi piace dire comunque quando le cose non mi convincono, ma anche quando mi convincono, l'intervento che ha fatto il sindaco prima, quando diceva che da pochi punti di riferimento questo governo rispetto comunque della trattazione dell'IMU, perché ogni giorno tra province e IMU si sente una versione diversa ogni giorno. Questo capisco che possa mettere un attimo in difficoltà anche le singole amministrazioni comunali. Dall'altro canto, però, e questo ce lo raccontiamo da quasi due anni ormai a questa parte, l'attuale amministrazione, che comunque è subentrata a uno sforamento di patto di stabilità, a un commissariamento, dicendo tutto quello che avete detto, non mi sembra che questo evento del patto di stabilità stia dando effettivamente nei confronti della popolazione una linea chiara verso la linea che questa amministrazione vuole prendere, perché si aumentano le aliquote, però allo stesso tempo, se guardiamo anche i singoli assessorati, mi sembra che in merito del famoso piano delle opere triennali che ci siamo raccontati qualche consiglio comunale fa, non si veda la luce granché. Mi sembra che per quanto riguarda il sociale venga garantito l'ordinario, ma non si vada in qualcosa di più. Sul discorso dell'associazionismo potremmo fare riferimento all'ultima festa, ma lo faremo magari in qualche punto più specifico di qua in avanti. Sul discorso della cultura adesso in